Eccellenza, la sua presenza qui è innanzitutto un supporto agli ultimi più bisognosi che si apprestano anche loro poi tra l'altro a vivere questo periodo d'avvento e il Natale. Certo, non solo in questi giorni ma sempre, in questi giorni un poco in più, perché sono giorni in cui avvertiamo il bisogno di quell'affetto, quel calore, amicizia che solo la famiglia può dare. La sofferenza esige vicinanza, esige concretezza, esige condivisione. Mi rendo conto che sto dicendo di nuovo parole, mentre alle parole occorre sostituire i fatti. E sono testimone oggi, in un tempo così difficile e buio, di tante persone che nel silenzio, nel nascondimento, senza riflettori, si mettono gli uni accanto agli altri. Questo ci fa sperare, non solo nella promessa del Signore, ma anche nella risposta degli uomini. Qui siamo in una realtà particolare dove naturalmente insomma ci sono persone che soffrono, vivono momenti di grande difficoltà e c'è una struttura di grande eccellenza che riesce insomma a sopperire dove dovrebbe arrivare il pubblico insomma spesse volte non riesce ad arrivare, quindi grazie a questa struttura sociosanitaria insomma a tante persone viene quantomeno un po' alleviata la sofferenza. La nostra struttura, come lei diceva, è impegnata da anni, però questo è un momento un po' particolare, come tutti sappiamo, sia per le attività sociosanitarie che per l'economia in generale, che abbiamo difficoltà, però noi nonostante tutto cerchiamo di andare avanti, di fare in modo da portare un po' di euforia, di creare un momento bello per il Santo Natale, ma soprattutto per gli ospiti che stanno di noi, quindi noi dobbiamo portare un momento di conforto e di gioia come se lo dessimo ai nostri genitori e ai nostri nonni. È importante, come dire, noi vedere le cose con più ottimismo, è inutile che poi ci piangiamo addosso, i problemi ci stanno, rimangono, saranno pure più forti, ma noi dobbiamo cercare di sconvincerli di essere ancora più forti e di vedere le cose con ottimismo, quindi le luci d'artista, le luci di presepe che noi abbiamo fatto, facciamo in modo da rendere sia gli ospiti ma anche gli operatori che possono avere una visione di un 2015 un poco più vantaggiose per loro e per le loro famiglie. Un momento particolare dell'Italia, un momento particolare anche della regione Campania, che ci sono tante e tante problematiche ancora da risolvere. Oggi avere queste strutture che sono all'avanguardia, che danno ogni giorno servizi per, come RSA, per anziani, risulta essere importante. Perché oggi viene rivalutata la funzione, l'anziano viene rivalutato anche con il nuovo piano sociale regionale che abbiamo approvato in Regione Campania l'anno scorso, rivaluta ancora di più questi servizi indispensabili per l'assistenza agli anziani.